Grazie ragazzi. E sì, per me è più facile, non ho prove tecniche, solamente così il parlato, lo speech. Alto anche, bene Pietro. Tu cosa canti? Michael Bublé, Cry Me a River. And now you say you're lonely, you cry the whole night through. Well, you can cry me a river, oh, cry me a river. I cried a river over you. Jessica Spoletti. Nasci in un abbaglio, vivi come vuoi, poi ti riconosci una nuova entità di ciò che sei. Cammini tra la gente, dici ciò che sai, ma non ti travolge se non c'è un po' di te in quel che fai. La volta adesso di Caterina Talotta, sta uscendo il suo nuovo CD, la vediamo tutta scintillante, chissà cosa ci canterà, cosa canti questa sera? Caro amico. Caro amico, ecco voi Caterina Talotta. Grazie. È un pensiero costante perché quando perdi l'amico più vero è più arduo il sentiero. Che ancora ho bisogno di te, di un consiglio, un aiuto, un caffè, delle notti di scuro. E divertitevi, e noi continuiamo con la musica. Questa volta sarà Orlando Triolo. Doppio stress. Corri di qua, corri di là, la fila in posta, la fila in banca, fila indiana, sì, per andare al CES. Chi ti chiama qua? Chi ti cerca là? Non c'è neanche il tempo, sì, per andare. Ah, lei è Silvia Cristoforo, vediamo e chissà cosa ci canta questa volta. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. E Virgilia Pipli che ci canterà. Cosa ci canti? Allora, The Power of Love di Celine Dion. La prossima, Imma Friscini. Friscini, Imma, che cosa ci canti questa sera? Canto Sei bellissima di Loredana Bertè. Tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldava. E Giada Li Greci, vediamo, tu ci canti invece? The Boys Does Nothing di Alexa Dixon. E questa volta invece chiamerò accanto a me la conduttrice di Radio Rollers, incontrata anche prima, lei è Elena Cristofaro.
Ecco, ringrazio della presentazione. Radio Rolex è una radio web dove all'interno conduco una piccola rubrica musicale di arte, musica e spettacolo che si chiama Naive Live Interview. Va, interpreto un mio brano, un duetto di James Morden e Le Furtado. Questo giro tondo d'anime chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre. Io mi guardo in giro. E continuiamo questa volta con Rossella la notte. Alleluia. 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 Allora, signorina La Notte, se ti presenti, questo palco sarà tutto per te. Vediamo, ti stai preparando? Sì, sì, vieni, coraggio, coraggio, brio. No, no, non ti sapevo, cosa canti? Allora, non va questo? No, no, ti accendono quello, so che devi andare con quello. Buona? Ah, ok. Perfetto. E canto un pezzo un po' ritmato. Va bene. Non anticipo niente. Benissimo, sentiamola allora. E adesso ci saranno qui sul palco dell'Officina della Birra due personaggi televisivi direttamente da Uomini e Donne. Abbiamo questa sera Erminia Cobau e Renato Russo. Allora, com'è stata l'esperienza con Maria De Filippi? Bellissima, stupenda. Bene. E tu, due parole sull'esperienza televisiva? Beh, è stata molto bella, interessante, è sempre un'esperienza. Continuiamo con Carolina Vitolo che ci canta due canzoni. Indifferentemente. Bene. E Torna sul rientro. Thank you.
niente si è stisci un'arancia, non profuma così fina, d'intorno se ne va. Questo giro vi faccio un inedito. Me lanzi un po'? Io raga ci siamo, no? 3, 2, 1, vai! Fuori il cielo grigio, è area malinconica, è metropolitana, suona la fisarmonica, cuffie e play, armonia melodica e poi vai con rap. Musica antibiotica, mistero per la cronaca, dalla calotta cranica vi porta rima rapica, è un'altra mossa tattica, come comprare un film in Blu-ray e poi rivenderlo il doppio su eBay. Perdo il pelo ma non il vizio, più alto il volume più dici che strazio, doppia H fino all'ospizio, come Billy Ray, questo è solo l'inizio. Ricordo la tisina su questa cultura, la break, il rap, lo slang, i graffiti, poche niente se per voi è spazzatura, io li porto addosso come i vestiti. E adesso ci sarà una coppia cantata dalla nostra Fenix Rose, l'abbiamo vista prima ballare e abbiamo visto anche il nostro tecnico del suono alla chitarra, un bellissimo intrattenimento musicale con la band, molto bravi ragazzi. C'è la coppia.